Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, Dio d'immensa carità, Trinità infinita, tutto è creato. Vive in te, segno della tua gloria, tutta la storia ti darà onore e vittoria. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi. Vieni nella tua casa, dona la pace e l'unità, raduna la tua chiesa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione nello Spirito Santo sia con tutti voi. Fratelli, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Signore nostro Dio, che ci hai dato la madre del tuo Figlio, quale nostra madre, concedici, te lo chiediamo, che seguendo i suoi insegnamenti e ripieni dello spirito di vera penitenza e preghiera, contribuiamo generosamente affinché il mondo si rinnovi e si espanda il regno di Cristo, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi un nuovo cielo e una nuova terra, perché il cielo e la terra di prima erano scomparsi e il mare non c'era più. Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che usciva dal trono. Ecco la dimora di Dio con gli uomini. Egli dimorerà tra di loro, ed essi saranno il suo popolo, ed egli sarà il Dio con loro. E tergerà ogni lacrima dai loro occhi, e non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io faccio nuove tutte le cose». Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Tu sei l'onore del nostro popolo. Tu sei l'onore del nostro popolo. Benedetta sei tu, figlia, davanti a Dio Altissimo, più di tutte le donne, e benedetto il Signore Dio, che ha creato il cielo e la terra. Tu sei l'onore del nostro popolo. Il coraggio che ti ha sostenuta non cadrà dal cuore degli uomini. Essi ricorderanno per sempre la potenza del Signore. Tu sei l'onore del nostro popolo. Ah.
Alleluia. 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 Beata sei tu, o Vergine Maria, e degna di ogni lode. Da te è nato il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Lode a te, o Signore. In quell'ora stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto a lei il discepolo che gli amava, disse alla madre: «Donna, ecco il tuo figlio». Poi disse al discepolo: «Ecco la tua madre». E da quel momento il discepolo la prese nella sua casa. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Sia lodato Gesù Cristo. Maria sotto la croce. Maria che ha accompagnato Gesù in ogni momento della sua vita e continua a essere vicina a lui nella costruzione, nel proseguimento del suo piano di salvezza in mezzo a noi, nella nostra vita. Qui a Fatima riconosciamo il grande privilegio, il grande dono di essere chiamati anche noi a condividere la salvezza, a condividere il desiderio del Signore di trasformare la nostra vita, trasformare tutta la terra, tutta la Chiesa, in un luogo dove vive l'amore, dove vive e porta frutti lo Spirito Santo, la misericordia di Dio. Intanto ringraziamo il Signore e mettiamo qui proprio nella cappelligna, in questo luogo, in questa celebrazione, nelle mani di Dio, tutta la nostra vita, consegniamo le persone più care, le persone che portiamo nel cuore. Consegniamo la nostra croce. Maria viene a Fatima per allargare il numero delle persone che condividono nella Chiesa la salvezza, che condividono nella Chiesa i sentimenti del Signore. Lei che ha un cuore plasmato secondo Gesù, che ha un cuore pieno del desiderio di stare insieme ai suoi figli. Ricordiamo le parole di Papa Francesco quando venne qui per la canonizzazione di Francesco e Giacinta: abbiamo una madre. E noi siamo qui perché la madre, la nostra madre, ci ha chiamato, ci ha invitato, ponendoci nel cuore lo stesso desiderio di amore e di vita che ha Gesù, che ha lei. È molto bello che il piano di salvezza del Signore passa attraverso le stesse scelte, gli stessi avvenimenti, le stesse situazioni che Gesù ha vissuto. Quando arriva qui a Fatima, incontra, parla proprio da questo luogo ai tre pastorignos, chiede a loro: volete offrirvi a Dio? Cioè, volete che la vostra vita, tutto ciò che avviene nella vostra esistenza, la sofferenza e il dolore, possa essere utilizzata da Dio? Possa il Signore fare di tutto questo azione di salvezza?
come Maria ha chiesto allora, più di 100 anni fa, ai pastorignos di collaborare, di essere parte nel piano di salvezza del Signore, oggi lo chiede a ciascuno di noi. Siamo venuti qui non privi di un bel fardello, il fardello della vita, con le sofferenze, il dolore, le delusioni, i fallimenti, le povertà, le debolezze che ciascuno di noi porta. E Maria ci chiede qui, ancora una volta, volete offrirvi a Dio? Volete che tutto ciò che sembra schiacciarvi a terra, schiacciarci e non permettere più di rialzarci, tutto questo possa diventare strumento di salvezza? Questa è la domanda che il Signore oggi, tramite Maria, fa a ciascuno di noi. Vedete, solo Dio può trasformare ciò che non ha senso nella nostra esistenza. Noi siamo creati per la vita in abbondanza, e la sofferenza, il dolore, le difficoltà dell'esistenza ci sembrano una contraddizione forte, uno scandalo forte rispetto al desiderio del cuore che ciascuno di noi ha di vivere una vita vera, una vita felice, nella gioia, nella pace. Maria ci offre una strada in Gesù, con Gesù, dicendoci: guarda al Signore, guarda a Gesù Cristo. La sua sofferenza, il suo dolore, l'offerta, il sacrificio della sua vita è stato ed è strada di salvezza per ciascuno di noi. Possiamo anche noi stare vicini, come Maria è stata vicino al suo figlio sotto la croce, possiamo anche noi, offrendo, dando, mettendo nelle mani di Dio tutta la nostra povertà, tutta la nostra sofferenza che portiamo nel cuore. Chiediamo al Signore di poter veramente, autenticamente essere vicino a Lui, essere Suoi figli, figli della madre, essere Suoi fratelli, essere i Suoi amici. Gli amici condividono la stessa sorte, e così anche noi vogliamo fare della nostra vita una vita che porta frutti di bene. Certamente nessuno di noi avrebbe scelto la strada della sofferenza e del dolore come strada di salvezza, tutto all'opposto. Ma proprio perché il Signore sceglie invece la povertà, la fragilità, abbiamo la certezza che vivere la sofferenza come via di salvezza è voluta da Dio. Non siamo noi, è Lui che ha scelto, è Lui che ha chiamato ciascuno di noi a vivere insieme con Lui. Ringraziamo il Signore. È sempre una esperienza di grande gioia essere qui dove Maria si è fatta vedere, si è fatta ascoltare e ha fatto della vita di questi piccoli bambini una vita nuova, una vita diversa, una vita piena del suo amore e della sua misericordia. Chiediamo al Signore che possa essere così anche per noi, e consegniamo al Signore tutte le persone che portiamo nel cuore. Il mondo cambia, la vita cambia, quando ciascuno di noi offre tutto quello che ha, e quello che abbiamo molto spesso è soprattutto la nostra fragilità e il nostro dolore. Chiediamo allora ancora di poter essere partecipi dell'amore e della misericordia di Dio con Lui sulla croce, con Lui nella resurrezione, per la sua misericordia.
in questo luogo santo, dove la Santissima Vergine appare. Chiediamo fratelli, Dio nostro, preghiamo fratelli Dio nostro Padre, che ci ha dato per madre la genitrice del suo Figlio. Per tutti i credenti, affinché seguendo gli insegnamenti di Maria, con spirito di vera penitenza e preghiera, collaborino generosamente per il rinnovamento del mondo e l'espansione del Regno di Cristo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per quanti esercitano un ministero nella Chiesa, affinché in comunione di fede con Maria, ascoltino, amino e annuncino la parola di Dio con fedeltà e zelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti, affinché promuovano nel mondo la giustizia e la pace e collaborino per una giusta distribuzione dei beni sulla terra. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti coloro che soffrono, affinché, in comunione con Maria, consolatrice degli afflitti, incontrino nell'amicizia e nella contemplazione della croce la forza per camminare all'incontro della vita. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per questa assemblea e per le nostre famiglie, affinché, per intercessione di Maria, coloro che cercano Cristo l'incontrino, i peccatori si convertano e i giovani si entusiasmino per il Vangelo. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Dio di bontà infinita, che ascolti le suppliche del tuo popolo per intercessione di Maria, madre del suo Figlio e della Chiesa, ascolta la nostra preghiera e rafforza la nostra fede per Cristo nostro Signore. Salga da questo altare l'offerta te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Signore, distinguendori i nostri terreni, mentre le vigne decori dei grappoli gustosi, salga da questo altare l'offerta te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo per i tuoi doni d'argiti. Te, Padre, ringraziamo. Salga da quest'altare l'offerta te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, gloria e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Celebrando la festa della Beata Vergine Maria, noi ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode. Umilmente ti preghiamo di perdonare nella tua misericordia i nostri peccati e di orientare a te i nostri cuori,
per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente giusto renderti grazie. È bello esaltare il tuo nome, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella memoria della Beata Vergine Maria. All'annunzio dell'angelo accolse nel cuore immacolato il tuo Verbo e meritò di concepirlo nel grembo virginale, divenendo madre del suo Creatore, segnò gli inizi della Chiesa. Ai piedi della croce, per il testamento d'amore del tuo Figlio, estese la sua maternità a tutti gli uomini, generati dalla morte di Cristo, per una vita che non avrà mai fine. Immagine e modello della Chiesa orante, si unì alla preghiera degli Apostoli nell'attesa dello Spirito Santo. Assunta alla gloria del cielo, accompagna con materno amore la Chiesa e la protegge nel cammino verso la patria, fino al giorno glorioso del Signore. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo di questa diocesi Antonio e tutto l'ordine sacerdotale.
Ricordati anche dei nostri fratelli, parenti ed amici che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte la vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, con San Giuseppe suo Sposo, con gli Apostoli, i Santi Francesco e Giacinta e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore, ecco l'agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi, risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. Nell'ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi. Prendete pane e vino, vita mia per voi. Mangiate questo pane, chi crede in me vivrà. Chi beve il vino nuovo con me risorgerà. È Cristo il pane vero, diviso qui tra noi. Formiamo un solo la Chiesa di Gesù. Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. Vivremo da fratelli e Dio sarà con noi. Preghiamo. Concedi, o Signore, il sacramento che abbiamo ricevuto. Guidi noi che veneriamo la Vergine Maria, quale madre del tuo Figlio e della Chiesa, alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Beata Vergine Maria del Rosario, benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. La messa è finita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Il 13 maggio apparve Maria ai tre pastorelli in cova di Ria. La stella sei
che al cielo ci guidi, ci guidi.